Episodio 1, parte 2, Red Jack. Khemsynth Petroleum, Alaska, ascensore di manutenzione. Stando a quanto appurato da Teresa, la via più breve per entrare nella sezione riservata allo stabilimento del Khemsynth è attraverso questo ascensore di manutenzione. Teresa sta continuando a studiare la planimetria della Khemsynth per trovare l'ufficio di Freeman. Lian si è diretta a sud con il gatto delle nevi per trovare la zona d'atterraggio della sezione rossa. Abbiamo stabilito un collegamento con il sistema di sicurezza della Khemsynth che consentirà a Teresa di intercettare tutte le comunicazioni della sezione rossa. Non sappiamo ancora perché siamo qui, ma le tracce di sabotaggio sembrano indicare una normale operazione terroristica. Almeno questo è quanto ci sarà scritto sul rapporto, ma qualcosa non quadra. Teresa, sono nella tromba dell'ascensore. La sezione rossa ha bloccato i comandi dell'ascensore. Per riaccenderli ti serve il computer nell'ufficio della sicurezza. Ricevuto. Non piazzarla vicino al camion. Non c'è tempo per spostarla. Arriva qualcuno. Allora, con questo fucile non posso sporgermi. Però posso sparare. Ecco qua. Col fucile di precision. Porca miseria. Andiamo a disintegrato, giustamente, con il fucile, con la torretta. Allora, qui dobbiamo utilizzare. Vedo l'obiettivo, di qua. Allora, qui abbiamo il giubbotto antiproiettile. Poi abbiamo munizioni. Medikit. E qui abbiamo altre prove nascoste. Abbiamo le munizioni. Senti, vero? Qui fuori c'è una battaglia. Se non stai zitto, siamo fregati. Non lasciategli raggiungere il computer. Ok. Allora, diciamo che in realtà. Allora, diciamo che in realtà il combattimento Teresa, sono la quando console della miri sicurezza. è un po' Niente. brutto, però col Prova fatto con che i visori puoi. DSU. Però il fatto che tu possa. Il fatto che tu possa comunque targettare i nemici. No, no, mi sa che vado. Trovato. Ok. Ora lo bypasso. Bene, adesso dovresti poter accedere al computer. Rende tutto un po' più semplice quando puoi targettare i nemici, cioè che li puoi loccare. Guarda, i Completami. movimenti sono lentissimi. Guardate i movimenti come sono lenti. Hanno giocato molto comunque anche su questa cosa di sporgersi e attaccare così. Hanno giocato molto su questa. Hanno giocato tantissimo su questa cosa. Anche perché vedete come praticamente la mira
quando tu agganci l'avversario è estremamente più debole ed è anche estremamente più imprecisa. È proprio estremamente, estremamente imprecisa rispetto al poter mirare nascosto dietro magari una parete o quello che è. Oh, porca. Cioè, vedi, cioè, se io mi metto qua e ho la possibilità comunque di mirare, visto, si è molto più efficaci, perché con un proiettile io già... riesco praticamente a distruggerlo. Allora, qua non possiamo entrare ancora. Sì, nel frattempo sto installando robe io. Oddio, che ci do? Black King, qui è Red Jack, è mio. E allora fallo fuori, stai mettendo in pericolo l'intera operazione. I vestiti di Red Jack sono di Kevlar. I proiettili gli scivolerebbero addosso. Dovrai uscire prima o poi. Madonna mia, è Girdo praticamente. Girdo 2.0. Ah. Ma alzati, porca. Che stai dicendo? Perché siete qui? Tu cosa dici? Sì, ma anche se io volessi... Sei tu il capo? Domande? L'interrogatorio è finito. Teresa, l'obiettivo Red Jack è stato eliminato. Ah, così? Teresa, sono all'ascensore di manutenzione. Sai dirmi niente sul bersaglio nome in codice Black King? Ci sto lavorando. Leon, mi ricevi? Teresa, ho perso il contatto con Leon. Con te si è fatta viva? Negativo, ho perso il contatto 10 minuti fa. Forse stanno disturbando il suo segnale. Quando riesci a chiamarla, avvertimi. Io vado giù. Logan, chiudo. Ah, ma quindi qua veramente tipo va avanti così senza pausa? Perché già siamo alla parte 3, quindi tecnicamente è come se fosse il terzo livello questo, almeno credo. Quindi va bene, allora faccio una cosa. Interrompo qui la registrazione e mi devo mettere a separare gli episodi, in modo tale da farli ordinati e fare tutta una cosa un po' più ordinata. Quindi per il momento è tutto, ragazzi. Vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.